Bene, abbiamo iniziato a incontrare Wacom Intuos 5 con un volo proprio alla lontana, mentre adesso incominciamo a planare e a prendere contatto con tutte le funzionalità di Intuos 5. Ci siamo lasciati dicendo che esistono in realtà due versioni, al di là delle misure, quindi S, M o L e via dicendo, per chi ha necessità di confrontarsi magari con un ambiente di lavoro con un monitor più importante. Personalmente utilizzo la versione M, che è sicuramente quella più comoda e versatile per diversi range di dimensioni di monitor. Dicevamo due tipologie, di due versioni di Intuos 5, una che ci mette a disposizione la tecnologia di riconoscimento tattile, cioè il famoso touch, e una versione che invece non comprende questo tipo di tecnologia. È una questione assolutamente personale, non c'è il meglio o peggio. Io personalmente ho ritenuto che questa fosse un'opportunità, quella del touch, perché ho la possibilità di rendere il mio lavoro, come dire, anche un po' più umano dal punto di vista dell'ergonomia, per cui già il fatto di rapportarmi con lo strumento computer, monitor e dispositivi collegati attraverso la penna ha trasformato la mia esperienza, il mio flusso di lavoro in maniera molto più naturale, aggiungendoci proprio il tocco delle dita e della mano direttamente sulla tavoletta, lo rende ancora come dire veramente più reale, più umano e più diretto come tipologia di rapporto rispetto a quello che succede quotidianamente per chi sta proprio ore davanti al monitor, e ogni gesto rappresenta un tempo per cui delle operazioni devono essere eseguite. Ma le versioni si moltiplicano. A questo punto, se consideriamo che c'è la possibilità di, parentesi, anzi faccio una digressione, il touch è comunque sempre disattivabile in qualsiasi istante nella versione che appunto prevede questa tecnologia, perché tra le varie opzioni che sono inserite di default negli Express Key, il primo tra gli Express Key consente di attivare o disattivare gli input tattili. C'è un'altra possibilità che moltiplica, a questo punto dicevo, le versioni, perché Intuos 5 è possibile scollegarla dal cavetto USB con la quale l'abbiamo collegata al nostro PC o Mac che sia, e può essere collegata semplicemente tramite una connessione Wi-Fi, cioè senza fili. Questo, a differenza del modello precedente, dell'Intuos 4, che si avvaleva del dialogo più o meno naturale tra il dispositivo Bluetooth e la macchina che aveva già incorporato questo tipo di tecnologia. Oggi Wacom ha fatto un ulteriore passo in avanti per migliorare questo tipo di connessione, perché con alcuni sistemi operativi, con alcune macchine, il collegamento Bluetooth è storicamente un problema. Allora ci siamo tolti da ogni imbarazzo e è possibile acquistare separatamente per poche decine di euro il kit Wi-Fi, che consta semplicemente del ricevitore che viene inserito all'interno della tavoletta e del trasmettitore, quindi questa neanche chiavetta, proprio ancora più piccola di una chiavetta, che viene collegata ad una presa USB del vostro computer. Voi dite, ma così devo rinunciare ad un'altra porta USB? No, perché quando ho bisogno del cavetto stacco il trasmettitore wireless e attacco il cavetto USB, viceversa riattacco il trasmettitore Bluetooth e uso sempre comunque la stessa tipologia di
di porta, la stessa identica porta, senza aggiungere o togliere nulla a quelle che sono le porte USB che sono disponibili sulla mia macchina. L'installazione di questo kit wireless è veramente molto semplice, perché basta girare la tavoletta, smonto questo semplice dorso e vedete che qui c'è già l'attacco predisposto per il ricevitore Bluetooth, che con un semplice gesto viene nuovamente inserito all'interno della mia tavoletta. Richiudo il tutto e a questo punto non devo fare altro che collegare al posto della presa USB il mio trasmettitore Bluetooth. Trasmettitore Bluetooth che viene acceso direttamente dal pulsantino che ho a disposizione sulla tavoletta e viene disattivato alla stessa maniera, un po' come se fosse un dispositivo separato. A questo punto sono in grado di utilizzare la mia tavoletta completamente senza fili, prendendo e lasciando da parte qualsiasi ulteriore cablaggio che può ingombrare la mia scrivania. Quindi ho la mia bella tastiera wireless e la mia tavoletta wifi e come vedete nel massimo della comodità, ma soprattutto senza fili.